E questa è la prima scuola interamente opera pubblica che viene inaugurata, faceva parte di quel pacchetto che nel febbraio 2017 è stato finanziato. È arrivata prima di tutto anche perché la scelta qui del Comune allora fu quella di farla internamente in termini di progettazione. Poi ha vinto una ditta marchigiana, 140 giorni l'ha realizzata, realizzando quello che è un po' l'idea nostra di ricostruzione, di fare delle cose migliori di quelle che c'erano prima. Una scuola antisismica in classe quarta, è il massimo, dal punto di vista energetico completamente autonoma, spazi di grande qualità per i bambini di questa comunità. Una ricostruzione che in generale ha tantissimi finanziamenti a disposizione. Sono partiti anche numerosi cantieri, insomma parliamo di 800 interventi privati finanziati, 100 di questi e passa finiti, circa 500 in opera, tante opere pubbliche che hanno riguardato l'emergenza e poi la parte chiamiamo di ricostruzione pubblica-pubblica che è quella che fa più fatica a partire, perché serve tanta carta per poter mettere il primo mattone, diciamo il primo pannello di legno, perché oggi molte strutture si fanno anche in legno. Ogni volta noi chiediamo la semplificazione, anche oggi è stata l'occasione per chiederla, perché ogni atto di semplificazione è un pezzo di quella carta che va indietro e avvicina il risultato finale. Gli attori oggi sono tanti, i comuni, le province, lo Stato, attraverso i propri organi, e tutti purtroppo manifestano le stesse difficoltà. Noi ogni volta rinnoveremo proposte molto concrete che nascono dal basso, come abbiamo fatto oggi, ringraziando la vice premier Di Maio per essere con noi, sperando che di volta in volta riusciremo con sempre maggiore semplicità ad arrivare prima.